Ciao, volevo farvi un video dove vi faccio vedere le cose che utilizzo per la cura del corpo. Avevo provato a girarne uno mettendo cioè, un unico video, ma veniva troppo lungo, per cui ho deciso di dividerlo in due. Uno dove vi faccio vedere la pulizia del corpo, diciamo così, e l'altro invece dove vi faccio vedere l'idratazione. Per cui parto con la pulizia del corpo e poi nel prossimo video vedrete l'idratazione. Allora, inizio intanto con l'igiene intima. Per l'igiene intima, vabbè, in questo momento sto utilizzando queste salviettine qua dell'Equilibria. Mi piacciono abbastanza, l'odore è buono, gli ingredienti anche. L'unico problema è che come salviettine per l'igiene intima forse sono un pochino troppo umide. Sono 20 salviettine, però vabbè, alla fine costano poco, si trovano abbastanza facilmente, per cui va bene così. Intanto sentirete sicuramente l'ambulanza. Allora, per quanto riguarda invece saponi intimi, allora innanzitutto, vabbè, c'è questo che avete già visto in un video dei prodotti finiti e che sicuramente vedrete nel corso del tempo perché lo utilizzo da anni e anni nel periodo del ciclo e è il sapone betadine. Germicida. Questo non è un sapone intimo, è un sapone multiuso, disinfettante, va bene anche per le ferite, appunto è un disinfettante alla fine, però sotto forma di sapone. Questo fa anche, qui c'è scritto fare un'abbondante schiuma, effettivamente questo prodotto fa un'abbondante schiuma e bisogna poi lasciarlo agire per qualche minuto sulla pelle prima di risciacquarlo e basta veramente pochissime gocce, 3 gocce, è molto liquido tipo acqua, ovviamente il colore è quello del betadine, costa 7,30 euro, lo trovate nelle farmacie, parafarmacie. Questo qua di questo giro, diciamo così, l'ho preso all'interno dell'Ipercop, cioè quella specie di parafarmacia, insomma, dove ci sono poi accanto a prodotti cosmetici e lo trovate anche lì. Non so quanti ml sono, non riesco a vederlo. Vabbè, comunque 125 ml, ma vi dura veramente tipo 6 mesi, 7 mesi. Un anno, vi dura una marea perché appunto ne basta poche gocce e grazie a questo prodotto che utilizzo durante il ciclo non mi vengono irritazioni, infiammazioni, pruriti che appunto io in quel periodo sono più soggetta e grazie a questo prodotto non ho nessunissimo problema di nessun tipo durante il ciclo, per cui questo. E invece nel periodo normale alterno questi due prodotti. Questo poverino quasi finito e è della BioQ, sono 250 ml, l'ho trovato al Conad per all'incirca 4 euro. E questo è il sapone intimo uomo-donna, timo e albero del tè, rinfrescante, lenitivo e deodorante. È vero che è rinfrescante. È vero anche che è lenitivo, deodorante, boh, non so, sì, alla fine ha un odore perché ha un odore mentolato, eucalipto, ha un po' questo odore qua. Infatti, se si guarda gli ingredienti, che ovviamente sono ottimi, c'è, vabbè, l'estratto di timo, malaleuca, eucalipto, rosmarino, menta piperita, quindi insomma tutti un po' questi odori freschi e anche un po' erbosi, diciamo così. Gli ingredienti, vabbè, che ve lo sto, tanto non mette a fuoco. Qui c'è questa certificazione che non ho però idea di cosa sia. È made in Italy. E oltre al Conad, io al Conad trovo solo questo prodotto qua, però c'è tutta un'altra linea per i capelli, per il corpo, insomma, è abbastanza, come si dice, non fornita, variegata. E
Questi prodotti si possono anche acquistare sul sito di Bioalchemilla e sul sito della Small e costano anche meno su quel sito lì. Comunque questo è veramente ottimo. Ecco, l'unico problema è che quando andate a premere il dosatore vi spara un missile in aria. Cioè, non, in genere si mette la mano sotto al dosatore e si schiaccia. Questo se fate così vi parte in aria e quindi insomma bisogna fare un pochino attenzione, però a parte questo buonissimo prodotto. E poi c'è appunto quest'altro che mi era stato mandato da Natura House, questo è della linea Natura Mia, detergente intimo protettivo 97,9% di origine naturale, niente parabeni, paraffine, PEG, siliconi, SLS e SLES, 250 ml, c'è il simbolo del coniglietto, ha un odore molto buono, non vi saprei descriverlo, però veramente molto buono, mi piace come prodotto, molto delicato, fa schiuma, non è aggressivo, non mi ha dato nessun problema di irritazioni o rossori, per cui anche questo è uno dei miei preferiti, molto buono. Poi, finita l'igiene intima, cioè sotto la doccia utilizzo allora intanto come scrub ho utilizzato appunto quello sempre di Natura House che però ho finito e adesso sto usando solo questo. Sono arrivata più o meno qua. Questo è dell'Alverde e è un peeling doccia al cocco. Infatti, appunto, ma ve l'ho già spiegato, questi granellini che si vedono dentro sono pezzetti di cocco e è molto buono sia come prodotto sia come odore. Fa un peeling molto delicato, però lo fa. Perché ci sono alcuni prodotti che sono un po' troppo blandi, soprattutto tipo quelli fatti in casa, almeno che mi facevo io con la farina di cocco, erano molto blandi e secondo me anche molto inutili. Invece questo ha i pezzetti di cocco che sono tagliati in maniera un pochino più grossolana, per cui scrabba molto bene, però senza irritare o graffiare, insomma portare via eccessivamente pelle. Quindi veramente un ottimo prodotto. Questi qua adesso non so se ve lo caricherò prima o dopo questo video, però i prodotti Alverde si possono reperire anche in Italia, vi metto al limite il link giù del video una volta che l'avrò caricato, perlomeno se siete interessate potete comprarlo. Poi, come invece gel doccia, ne sto utilizzando due. Uno è sempre questo qua di Alverde, che è un'edizione limitata, che è questa qua, che ormai non si trova più. Non so dirvi nient'altro di questo prodotto, se non che ha un odore di quei biscottini al limone della Mulino Bianco, che è favoloso, fantastico, e ne basta per lavarsi, ne basta veramente 3 goccette. Io l'ho aperto quando sono tornata da Berlino, che era a l'inizio di settembre, mi sembra. Sì, mi sembra che era, sì, settembre, il 6 settembre, 7 settembre, una cosa del genere. E lo sto utilizzando da quel giorno. Io la doccia la farò 3-4 volte a settimana, poi comunque, insomma, dipende. E sono qua. Ne ho utilizzato praticamente così, ma ne basta veramente una goccetta, fa tanta schiuma, ha un buon odore che rimane nel bagno, vi rimane addosso, è buonissimo. Sono 250 ml, certificato vegan e natru. Io ecco, buono, peccato che è un'edizione limitata, però magari se dovesse capitare prendetelo, comunque magari anche qualche altro gel doccia, io non lo so, ho provato solo questo, però magari sono tutti così buoni, ecco. L'altro gel doccia, che anche questo sto utilizzando da un po', però come vedete questo lo sto utilizzando da 2 settimane, quindi da molto meno tempo di questo, però se vedete, cioè, la confezione è già tutta mezza schiacciata, sono a metà, e perché serve molto più prodotto
perché questo è un gel, intanto è della Benecos, è un gel che ha un leggerissimo odore agrumato, ma è quasi senza odore, si può dire, però io ci sento un pochino un odore agrumato. È appunto un gel che scivola un po' dalla pelle. Non fa subito la schiuma all'inizio, scivola, per cui mi viene da mettere più prodotto, perché un po' mi cade nella doccia e un po' mi rimane nella spugnetta, per cui, perché proprio scivola a contatto con la pelle, non la fa subito e comunque fa anche poca schiuma. Come prodotto è buono perché la pelle la lascia liscia, la lascia pulita, non ha questo odore eccessivamente, cioè non ha quasi odore, per cui ecco, è adatto anche a chi magari gli odori forti possono dar noia, costa pochissimo, sono 150 ml, mi sembra costi intorno a 2 euro, però ecco, vi dura anche molto meno, per cui sicuramente non lo acquisterò, non perché non mi sia piaciuto, ma perché mi rimane un pochino anonimo, ecco, nulla di che, per cui eccolo qua. Poi, ultimi due prodotti sono il dentifricio che sto utilizzando in questo momento. Sto utilizzando questo qua della Elmex Sensitive Whitening. Gli ingredienti degli Elmex non sono malissimo, l'ho preso che era in offerta. Da quel sapone, non mi ricordo quanto l'ho pagato, lo sto utilizzando da un po', buono, vabbè, ma comunque penso che gli Elmex più o meno li conosciate tutti, per cui è inutile che sto a dilungarmi. E poi il deodorante, questo qua della Balea, anche questo comprato a Berlino, l'ho pagato 60 centesimi, sono 200 ml. L'inci è buono, è senza sali di alluminio e questo è cocco e pesca. Qui c'è scritto che appunto dura 24 ore. Sì, è vero, secondo me è vero, o comunque se non 24 ore, magari 12, 15 tutte, perché io lo spruzzo la mattina e poi non lo spruzzo più e la sera quando mi cambio per mettermi in pigiama e andare a letto, se mi annuso le ascelle ho ancora questo odore, niente odore di sudore, per cui ho cattivi odori in generale, per cui è molto buono. Io lo utilizzo anche come profumo, cioè come sì, acqua profumata, non lo so, poi in realtà è uno spray, non è un'acqua, però sì, come anche profumo. Perché comunque l'odore è abbastanza forte, infatti lo sconsiglio a chi invece preferisce deodoranti un pochino più delicati, un pochino più neutri, perché questi qua della Balea hanno comunque degli odori strong. Questo poi in particolare è anche molto dolce, per cui se non vi piacciono le profumazioni dolci non lo acquistate, ecco. Però mi sta piacendo veramente tanto, dà anche una sensazione di freschezza. L'unica cosa è che al secondo posto ha l'alcol, a me non danno noia prodotti con l'alcol. I deodoranti, beh, ovviamente dopo la depilazione alle ascelle, se mettete un deodorante con l'alcol, frizza, lo sentite, brucia. Però questo devo dire che io lo utilizzo anche dopo la depilazione. E sì, vabbè, un pochino, ma non mi dà neanche più di tanto fastidio, non mi irrita, per cui lo uso tranquillamente anche dopo la depilazione. E mi piace veramente un sacco, per cui anche questo, infatti ne ho comprato un altro, eccolo qua, la stessa profumazione dalla ragazza appunto che vi dicevo, e sono contenta perché insomma mi sta piacendo veramente tanto. E poi, ultimo prodotto che ho voluto inserire nella pulizia è questo qua della Yves Rocher, che è SOS Mani Pulite, non è altro che un gel igienizzante. Al secondo posto c'è l'alcol, ve lo dico subito, sono 30 ml, l'inci non lo sto neanche a guardare perché non penso sia molto buono. L'odore è molto buono, allora si sente che c'è l'alcol dall'odore, però comunque nonostante questo è delicato. È delicato, è molto buono, è un gel molto leggero che si assorbe in fretta e non lascia le mani
un tè o appiccicaticce, perché c'è alcuni prodotti, come per esempio quello della mucina, voi lo andate a mettere, si assorbe in fretta. Il problema è che poi rimangono le mani leggermente appiccicaticce, invece con questo qua non, questa cosa non succede, per cui ottimo prodotto, io anche questo ve lo consiglio, poi non costa neanche tanto, per cui se vi capita prendetelo oppure chiedetemelo a me, visto che sono consigliera di bellezza, insomma per qualsiasi cosa, come sempre, insomma lo sapete, potete contattarmi per avere informazioni, per avere prodotti, cataloghi, per diventare consigliere di bellezza, per cui insomma per qualsiasi cosa chiedetemelo. Comunque questo è veramente molto molto buono. Quindi questo era anche l'ultimo prodotto per quanto riguarda la pulizia del corpo. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, che sarà quello invece dell'idratazione del corpo. Ciao ciao!